vediamo alcune immagini sul sistema tolemaico e poi su quello copernicano. Qui vediamo il sistema tolemaico, la Terra al centro dell'universo, la Luna che ruota intorno alla Terra, Mercurio che è il primo pianeta vero e proprio in realtà, che ruota su un epiciclo che a sua volta ruota su un deferente. Poi segue Venere che fa lo stesso su un epiciclo che poi ruota su un deferente, il Sole che in realtà invece ruota su una circonferenza, Marte con il suo epiciclo e il suo deferente, Giove lo stesso e Saturno. Questi erano i corpi celesti noti al tempo di Galileo e infatti sono i nomi dei giorni della settimana. Infatti se noi pensiamo lunedì, il giorno della Luna, martedì, il giorno di Marte, mercoledì, il giorno di Mercurio, giovedì, il giorno di Giove, venerdì, il giorno di Venere, poi sabato e domenica si capiscono meglio in inglese perché sabato è Saturday, quindi è il giorno di Saturno, e domenica è Sunday, cioè il giorno del Sole. Ancora il modello tolemaico, Terra, Luna, Mercurio, è la stessa immagine di prima in pratica. Con il Sole che orbita senza epiciclo tra Venere e Marte. Qui il sistema tolemaico in alcune stampe antiche, la Terra e tutti i pianeti con i loro simboli. Per esempio riconosciamo Marte, lo scudo con la lancia, Venere con lo specchio, questo. E ancora questa immagine, primum mobile è il motore primo che dà il via a tutta la rotazione dalle sfere esterne, dalla sfera più esterna a quelle più interne, le stelle del firmamento e poi Saturno, Giove e così via fino alla Terra. Qui abbiamo invece il sistema copernicano con il Sole, Mercurio, Venere, la Terra che è diventata un pianeta e si trova tra Venere e Marte e la Luna è il suo satellite naturale. L'ultima sfera è quella delle stelle fisse. Qui di nuovo il sistema copernicano, ancora il sistema copernicano e che vediamo anche in una stampa antica con il Sole al centro dell'universo e la Terra e con la Luna che sono diventati un pianeta che ruotano intorno al Sole. Riconosciamo anche Giove con i suoi quattro satelliti Medicei che studieremo più avanti.